Gen Design, Playdead e Remedy Entertainment fanno da questo momento parte della scuderia di Epic Games. L'annuncio è arrivato nella giornata di oggi, giovedì 26 marzo 2020, e porta allo scoperto quello che viene definito un nuovo modello di pubblicazione multipiattaforma che ruota attorno agli sviluppatori. E ricordatevi le parole di questa definizione, perché ci tornerò sopra in un secondo momento. L'accordo pensato dai creatori di Unreal Engine e Fortnite punta a stravolgere il classico modello di sviluppo e distribuzione diffuso nel settore, in modo che gli studi possano canalizzare le proprie energie esclusivamente sul gioco, ottimizzando i risultati. I punti fondamentali di questa filosofia sono assolutamente interessanti. Si parla innanzitutto di un controllo e libertà creativa totali, con gli sviluppatori che posseggono il 100% della proprietà intellettuale del proprio lavoro e ne hanno il pieno controllo creativo. Si passa poi a parlare di progetti completamente sovvenzionati da Epic Games Publishing. L'editore ha annunciato che coprirà il 100% dei costi della fase di sviluppo, dagli stipendi alle spese relative all'immissione sul mercato, come quelle di controllo qualità, localizzazione, marketing e pubblicazione. Ed è stata annunciata anche una divisione dei profitti almeno al 50-50. E questo significa che una volta recuperati i costi, gli sviluppatori riceveranno una quota pari ad almeno il 50% dei profitti. Si tratta insomma di condizioni particolarmente vantaggiose per i team perché sembrano poter coprire qualsiasi rischio relativo ai progetti di sviluppo. Anche se poi bisognerà capire quanto sarà facile riuscire a far aprire i rubinetti ad Epic Games quando si tratterà di progetti a lungo termine come quelli di Fumito Ueda. Sì, perché magari non tutti l'avranno notato quando l'ho citato in apertura, ma tra gli studi che hanno siglato l'accordo c'è anche quello del famoso designer giapponese, autore di Ico, Shadow of the Colossus e The Last Guardian. Dopo aver lasciato Sony nel 2011, Ueda ha infatti fondato Gen Design, un team che nel 2018 ha annunciato di essere al lavoro su una nuova opera, della quale però abbiamo visto finora solo un'immagine teaser. Ma c'è di più. Vi ricordate quando vi ho detto di tenere a mente la definizione di questo nuovo modello di pubblicazione? Bene, perché in quella definizione la parola chiave è multipiattaforma. Niente esclusive Epic Store, quindi, che magari si terrà una qualche tipologia di esclusività temporale che però al momento non conosciamo. Soprattutto però, i nuovi giochi di questi team non saranno esclusive PS5. E se per un titolo di Ueda si tratta di una novità pressoché assoluta, lo stesso non si può dire per Remedy. Il team finlandese guidato da Sam Lake non ha bisogno di grosse presentazioni. Sono infatti gli autori di Control, Alan Wake e Max Payne. La deduzione interessante però in questo caso è un'altra, ovvero che l'accordo con Epic fa naufragare in un solo colpo tutte quelle voci di una possibile acquisizione da parte di Sony e di conseguenza la possibilità che i nuovi progetti dello studio possano essere esclusivi. E a proposito di progetti, Remedy ha annunciato di avere in cantiere ben due nuovi giochi. Tra questi, di sicuro non ci sarà un nuovo Max Payne, visto che l'IP è al momento in mano a Take-Two, ma per tutte le altre proprietà intellettuali del team, è lecito sperare in un sequel. Di Playdead, invece, immagino che sappiate già tutto. Anzi, lo spero per voi, visto che questo talentuoso team danese è autore di alcune opere fondamentali nel mondo dei videogiochi come Inside e Limbo. Non si può quindi che essere ansiosi di scoprire quale sarà il loro prossimo progetto. Per saperne di più, Epic ha detto che dovremo attendere i mesi a seguire. Nel frattempo però, fateci sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questa notizia e se il video vi è piaciuto, non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro. Ciao e grazie!